this is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Buonasera, come stiamo? Andiamo, papere, buonasera. Scusate, rutino. A tutte quante, papere, siete calde, calde, siete calde, calde, siete calde, cariche, pronte per la serata, papere. Allora, stasera abbiamo tante belle cosine da vedere, anche perché sono uscite un sacco di cose nuove e diverse, quindi I am very exciting to show you what I am find, but first of all, che fatica, scusate, è la stanchezza, sono andato al bagno e sono tornato, scusate ragazzi, la fatica incredibile. Allora, prima cosa, dobbiamo, perché sì, perché è uscita, quindi noi come prima cosa dobbiamo vederci la nuova ricetta di Giorgione, assolutamente. Poi dopo è uscito anche il video di Ale della Giusta sulle finte puttane, questo mi interessa moltissimo. Ma come prima cosa iniziamo con Giorgione, perché voglio dire, sono usciti gli stringozzi con salsiccia, quindi... perché si vede che non ha, per l'estate è stato in vacanza, quindi ora si vede che deve recuperare le varie ricette obese, per cui iniziamo immediatamente. Mattias, grazie per gli 11 mattino! Di latte. Crema di latte. Crema di latte. Crema di latte. Scusate. Salsiccia. Salsiccia. Il cartofo, come sta a scongelare.
ci faccio la norcina. Perché la norcina? Perché? Lo dico perché. Spara! Come questa che io ho appoggiata qua, ci sta ancora l'acqua. Il volume è sempre sfanculizzato, sì, oramai lo sappiamo. Teniamocela qui a portata di mano. Sbolla! Crema molto, di sborra. Molto bene, accendiamola. Ma che cazzo, Giorgio, è stato tutto immediato, tutto veloce, salve, buonasera, come sta? Cioè, è tutto immediatamente, molto crema bello. Di latte. Cioè. Io tanti anni fa, ho avuto i numeri, ho assaggiato tante cose. Ecco le storie di nonno Giorgione. E poi quando ho aperto il primo ristorante che stava in un borghetto medievale, qui, lontano da qui, io sono romano da 7 generazioni. Ci sento un cazzo, Giorgio. Romana, matriciana, cose eccetera. E mi chiede, ma perché non fai anche la norcina? Stai qui, parla a fare sta norcina. E impariamo a fare sta norcina. Ma perché, perché quando fanno i video di Giorgione, cioè, il volume è o è lui che parla veramente bassissimo? Hai visto che il governo messicano ha condotto una diretta dove hanno mostrato corpi di alieni. I corpi sono stati studiati all'Università del Messico e hanno fatto la datazione al carbonio ed il test del DNA. Guarda. Puoi guardare in live? Guarda. Se la chat è d'accordo. Guarda, sono convintissimo che sia una stronzata incredibile, ma proprio convintissimo. Nico, grazie per i 5, Valentino, perché se davvero avessero trovato corpi di alieni, ne starebbe parlando i telegiornali di tutto il mondo. Io dico che è una cagata fuori dal mondo. Direi che se avessimo trovato le prove degli alieni, è un fake già smentito, ma non avevo dubbi, raga. Cioè, se avessimo trovato i corpi degli alieni, ne staremmo parlando tutti i telegiornali del mondo. Non staremmo qui a vederci Giorgione, ma guardiamo lo stesso. Ma guardiamoci un video su Babbo Natale e rimaniamo impressionati del fatto che, oh mio Dio, c'è un ciccione comunista che va in giro con le renne. È verissimo! Ma è fake, ma è verissimo! Cioè, ma che vuol dire, scusami? Lo guardiamo se è vero, sei finto, che cazzo. Io comincio a fare la lucina, naturalmente poi la faccio come pare. Elisa, grazie per i 7, Valentino. Adesso se non faccio la lucina il popolo si fa sveglia, perché viene molto molto buona. Quindi allora, vanno Giorgione, le ciance, facciamo la lucina. Grazie per l'euro, Valentino, comunque. Queste ve le faccio vedere dopo. Al di là degli alieni. Queste mettiamo qui. Ma subito, subitissimo. Gialla, dolce, croccante, con il bernoccolo, con babà. Io. Tranne che non sono giallo e croccante, ma comunque fa abbastanza ridere vedere sta roba, una pubblicità di sta roba in un video di Giorgione. Market, ogni prodotto è cipolletta. Cipolletta? La solita cipolla. Ragazzi, quante cipolle userà Giorgione al sempre mese? Sempre quel giochetto che facciamo 80, noi, 80 secondo me, perché non c'è una merda di ricetta dove non ci mette una cazzo di cipolla. Più gustosa. Quando ti passerà il bernoccolo? Quando farò 20.000 sub al mese? Via. Allora, Giorgio, non ho già capito che cazzo stiamo facendo. Allora, con calma, cipolle, fino a qui, ok. Chip, 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 chip. È un Pokémon, la cipolla che fa chip, chip, chip. La. Allora, strituzziamoci la cipolla. Sempre quel discorso, se vi piace la cipolla, Giorgio, fate in modo che ve la trovate. Giorgio, tanto oramai se non vi piace, cioè, non credo, non ho mai visto una tua ricetta se senza cipolla. Così, cioè, la strituzzate un po'. E vabbè, strituzziamola, che a me piace non proprio. Anche qui poi adesso le scuole di pensiero sono varie. Cioè, che addirittura ci mette il burro sul fondo di salsiccia. Non ce lo mettiamo il burro. Lo metto buffo da parte mia, ma non ce lo metto. Come? Ti sono rimasto malissimo, ragazzi. Buffo da parte mia, ma non ce lo metto. Attenzione, ti sono rimasto malissimo. Com'è possibile che Giorgione non approfitta dell'inserimento del burro? Ma perché? Aspetta, perché magari la ricetta sarà di base già obesa, quindi... Allora... Buffo da parte mia, questo qua. Se mai scottassero, la spostiamo. Vediamo un attimo di capire com'è la ricetta. Immaginiamo. Prima di giudicare. Fate la sa, papere. Padella. Padella. Capiente. Olio. Mettiamo un po' d'olio. Un po' d'olio. Il nostro solito morbido. Goccino. Eh sì, il nostro solito po'. Eh sì, Ma ne mettiamo un po'. Ne mettiamo un nel po'. Nel senso che deve comunque far soffriggere la cipolla. Eh sì. Ecco. Ecco qua, va bene. E la nostra padella d'olio questa l'abbiamo messa. C'è un piccia, mettiamola qui. La crema di latte l'ha messa lì. Abbiamo strituzzato abbastanza questa cipolla. E la mettiamo lì. Ok, il soffritto fino a qua è standard, niente di particolarmente nuovo.
Bene. Molto, molto bene. Molto, molto bene, scusate. Vedete come piango? Perché? Perché la scivola di lampo piange. Ecco. Che ha detto? Poi... Ma perché, ragazzi, ragazzi, io lo dico ogni volta che vedo un video di Giorgione, sta troppo diventando il nonno. Sta troppo diventando un nonno che parla come un nonno e ti guarda, abbiamo messo la cipolla, perché mette la cipolla? Perché la cipolla sopra... Sta cominciando a parlare come il nonno che si mangia tutte le parole finali e ride. E la crema di latte, la crema di latte con l'olio, e ci vuole perché la crema di latte sopra la salsiccia e sopra la cipolla. Sta cominciando tantissimo a nonnizzarsi. Scartocciata di salsicce. Scartocciata di salsicce. Serie. Che c'è? Quattro. Quattro, va bene. Per uno, immagino. Allora, possiamo tagliarle verso di qua, tanto queste dobbiamo sbucciare. Così ah, Giorgio, faccia lei. È lei lo chi è. Dobbiamo fare poi qualcosa... non si rompono. Mi piace nella carta, proprio come nel 1827. Ale, la carta paglia è buona perché non le rovina. È molto tradizionale, molto casalingo. Perché... Vai col salsiccione. Poi facciamo così. Là. Gli togliamo il budellino. Porco di assassino. No, scusa. Lo spaghetto. Ma quindi scusa, cipolla, salsiccia, olio. Già sta ricetta è grassa, forse due. Ho capito perché non ha messo il burro, perché già ci abbiamo cipolla, salsiccia, tre. Olio. Non scherziamo proprio. Che non si dica che buttiamo qualche cosa di buono. No, Giorgio, quando mai? Per l'amor del cielo. Che famo, scherziamo? Mestolo? A me già mi si squagliano le donzine sulla pensaccia questa Giorgio, cosa. Stai calmo, dobbiamo ancora cucinare, già ti hai preso l'appetito. Allora, questo come va? Qui, roba di secondi e va. Siccome lo stringozzetto è di quelli secchi, molto buono, ma gli ci vuole un po'. Ah. Quindi... Intanto cuciniamo... Ci prepariamo il tutto. Allora, mestoletto... E tritazziamo la salsiccia. Chiara, chiamala come pare. Qui alziamo un attimo che ci serve un po' di temperatura. Madonna, già la vedo pesante sta ricetta, eh? Io lo dico. Mi riesco a cicchiare bene. E già la vedo bella pesante sta ricetta, eh? Sfracagniamo bene la salsiccia. Che così si sbriciolicchia. Mille modi per morire, non trovo più. Mettiamo un goccetto di vino. Ci vuole. Voglio la collab con Giorgione. Ehi, non sarebbe male. Ma però lui è più bravo, cioè io non è che so cucinare come lui. Io sono molto più rustico. Man mano che vado avanti con questo giochetto, sempre per quel discorso che i ricordi riaffiorano, ecco, si sommergono, vanno sott'acqua, poi tornano a galla. Insomma, in realtà la cucina umbra è molto intrigante, perché comunque è una cucina ricca. Povera nel senso di cose che costano, ma ricca comunque di sapori. Lo hanno riportato tutte le testate giornalistiche. Ma di chi? E la diretta è stata fatta nella Camera dei Deputati messicana. Ma di chi? Sotto giuramento, che non vale molto. Appunto. Ed è fatto col Appunto. Governo messicano. Ti prego, guarda giusto due secondi in live. Ma magari dopo, patatina, adesso di vedere alieni, ti dico la verità, non ne ho voglia. Ti ringrazio, grazie mille per l'euro. Però mi informerò. Live, io oggi sul giornale, sulla storia del Carlino e l'Alti G, non ne parlavano assolutamente, però... Di quelli che lavoravano i maiali, io sono andato a visitarla, purtroppo col terremoto... Ma poi, poi tutti sanno che gli alieni vanno negli Stati Uniti d'America, dai. Ho avuto un sacco di problemi, però ti fa capire la cultura. Il maiale, come dico sempre, il porco è una gran bestia, no? Perché poi non si butta niente. E a seconda del periodo dell'anno, il maiale dava però del suo. Però già mi piace vedendolo così, E io queste cose le ho assorbite tutte, e poi quando ho cominciato a cucinare in forma, diciamo, anche un pochino più umbra, e te le porti dietro, l'acqua bolle, quindi ci mettiamo là il sale. Dio, una gran bestia.
Cereali ed allegria da noi stanno in sintonia. Ma basta! Stiamo guardando la salsiccia fritta nell'olio. Ma che cazzo è sta roba da gay? Pausa pranzo in compagnia. Cere allegre. Pronti e via. Anche a casa non dispiace. Questo è il pranzo che ci piace. Ma mangia a te sta roba da capra. Io voglio il maiale fritto. Bonduelle. Per una pausa pranzo ricca di gusto. Bonduelle. Il mondo che ci piace. Ma va a cagare. In esclusiva su Paramount Plus. La missione è individuare le mogli e le figlie degli obiettivi di alto valore. Rapirle su... scoparle, sedarle e riportarle indietro. Infiltrare un agente nella loro cerchia e uccidere l'obiettivo. Vabbè, anche da morto poi ci può stare, non è che... Puoi farlo prima, poi dopo quello che ho detto, non è che l'ordine può essere mischiato. Non c'è alcun Operazione problema. Operazione speciale Lioness, la nuova serie in esclusiva su Paramount Plus. Vabbè, prima falle fuori, poi tromba, non è che... Invertendo il numero degli addendi, l'inculata non cambia. Doppio di Giorgio, no, solo una di Giorgio. Alzati un po'. Allora, però sta ricetta Giorgio mi sembra tutto ancora un po' troppo magra per il piano piano stile. Senza rompere i nidi, È solo salsiccia con 2 litri d'olio, è ancora un po' miserevole rispetto allo standard a cui siamo abituati noi, Sì, Giorgio non è alieno, viene da Proxima Lardonis. Diciamo che ci fermiamo perché avrei voluto usare una pentola un pochino più grossa. Vabbè Giorgio, quante ne vuoi mettere di pasta? Cioè, ne hai messo 2 chili, voglio dire. Adesso vediamo quando riprende il bollore, la scoperchiamo. Ecco, la salsiccia ci sta disgregando insieme alla cipolla. Sculli, grazie per 18, ma ti lascio di sap. Sai che bel profumino adesso c'è un po'. Sembra che stia attivando il lancio con di un missile nucleare con quello. Quel cazzo entra comunque. Beh, sai come si suol dire, no? La mitica battuta, quello. Qual è l'unico organo che rimane caldo nella donna quando è morta? Il mio cazzo. Questa è la vecchia battuta che raccontiamo tra noi necrofili. Black, grazie per il... Vedi, quando uno cambia vita, cambia situazione... Fisica o chimica? Belle tutte e due, bella gara. Tu ricambia città. Bella gara. Difficile. Io in realtà le città non le frequento più da quando avevo 18 anni e mezzo, perché sono via da Roma presto. Per tutta una serie di motivi sono andato a vivere a Trani, poi sono andato a vivere... Alla fine sono venuto qui in Umbria. E l'Umbria, anche per noi di una certa età, scusa per il docteo, tranquillo, è vivibilissima. La live è appena iniziata. Io poi adesso vivo in campagna, quindi figuriamoci. La gente più vicina ce l'ho a 2 chilometri, nel senso che veramente... Guarda com'è allegro mentre sbrigola la salsiccia, un po' guarda! Quando poi torni a casa dici... Ma di che sta parlando? Ragazzi, non lo so di che cazzo sta parlando, ragazzi! Ve l'ho detto, ha cominciato a fare il nonno! Comincia a parlare di robe, ragazzi! Comincia a parlare di cose, discorsi che tu non segui più! È lì che sta tagliando la cipolla! Sì, perché io vivo in campagna, qua, la casa più vicina a 2 chilometri, perché io... A Roma, cioè voglio dire, la salsiccia e il maiale è una gran bestia, perché qui in Umbria la cucina, quando mia moglie ho conosciuta, che a 2 chilometri qua, il vicino più, la persona più vicina, 2 chilometri, non c'è il giardino dietro, ci sono le camelie piantate, sì perché il maiale sta cominciando a mischiare tutto, non si capisce un cazzo. Ecco, un attimino la privacy. La privacy. È inattaccabile, perché qui è difficilissimo trovarmi... È un attimo di riflessione, vogliamo dire così? Sì, visto che siamo in tema, troppo, quindi mi distraggo. Spegnere il fuoco per cuocere la pasta, sì o no? Allora, a livello chimico la pasta si può cuocere anche col fuoco spento, è vero. Sta di fatto che però, tradizionalmente parlando... Hello there. Metti che l'acqua si raffredda, c'è una cottura un pochino più lenta, tenere il fuoco acceso garantisce un miglior risultato, però tecnicamente sì, si potrebbe cuocere la pasta anche col fuoco spento, però non viene bene come tenendo il fuoco acceso, però volendo si potrebbe. Samuele, grazie per gli 11 palatino. Si ammoscia. No, non farla mosciare. E poi soprattutto proprio il concetto della convivialità. Io prima di avere questo tipo di lavoro che sto facendo adesso, casa mia era un porto di mare, c'era sempre un sacco di gente che venivano in fine settimana e allora un sacco di gente che venivano, si faceva quello, si faceva la sezione del forno, si faceva la cacciagione. Io non sono un cacciatore, però insomma mi piace cucinare la caccia, quindi facciamo gli spiedi. Mi piace cucinare la caccia? Facevamo le
come si dice, gli uccelletti un po' in tutte le forme e dimensioni. E soprattutto... Facevate gli uccelletti in tutte le forme e dimensioni? Con gente che veniva... Io, Giorgione, le tue storie cominciano di nuovo a essere particolarmente strane, io te lo dico. Io non sono sicuro di capire bene quello che mi stai raccontando, ma... Tutto il quotidiano. La dolcina era anche un modo per... Bertolo Simo, grazie per avermi magari usare una salsiccia che pensavi che non potesse essere stagionata perché l'avevi fatta un po' così, c'era un po' d'aria dentro, cioè, la sfruttavi e facevi questa cosa qua. Ma cosa c'entra? Non ho capito. Poi in questo periodo non ci sono i tartufi, però io l'ho scongelati e... fanno la loro tartufa figura, come si può dire, perché comunque sono comunque buoni. Certo, quando è stagione è meglio, però... piove, governo, ladro, figlio mio, non ci sono più le mezze stagioni, è tutto un magna magna. Se considerato che lo facciamo, lo facciamo. Ebbene, allora, un'altra sfumatina di vino... tanto perché così alcolizziamo un po' il maiale. Picco, grazie per essere stato la stessa... Io ho capito un quarto delle cose che ha detto, però mi piace lo stesso vedere perché... Facciamo tirare bene il vino. Giratina lo stringozzo, vediamo se si è allentato il cerchio. Sì, si ok, sta, quindi ci mettiamo salsiccia, tartufo, crema di latte, porca troia. Lo stringozzo, questo stringozzo è fatto con la semola di grano duro ed è quello secco. Ma se no si può fare anche crema di latte, con latte. La farina di grano tenero. Sono due cose completamente diverse. Buonissime tutte e due, ma diverse. Allora, ci siamo qui. Okay. Prendiamo la crema di latte. È come dire, preferisci la mamma o il papà? Sì, vagamente sì, è vero. Grazie per l'euro. E la mettiamo generosamente qui. Ok, vamo là. Sì, ma basta però. Ma basta! Basta, Sorgione! Basta! Che cazzo è? Giorgio, è crema di latte, non è latte scremato! Ma è crema, Giorgio! Ma che cazzo? Ma... Giorgio! Ma... Non è latte, è crema di latte! Ma... Ora ho capito perché non ha messo il burro. Ora ho capito perché il burro non era presente. Perché il burro è già lì. Ora ho capito. Gaetano, grazie per aver invitato la Samba Lodi. Lodi non eri sabbato, ci rimango male, piango, te lo dico. Vediamo se c'è qualche pezzetto di cipolla che è più grosso, o di salsiccia che è più grosso. Ma Giorgio, ma quanta c'è? C'è una quantità di sbrubba incredibile in quella padella. Ciao Andre, oggi il mio ragazzo mi ha lasciato e sto malissimo. Mi spiace, sa che sto male e ha letteralmente detto che non gli interessa di me e di come sto. È stata lasciata. Ora mi domando se gli interessassi veramente o se facesse finta. Io non lo posso sapere. Come fa una persona a cambiare così velocemente? Sento qui, come se fosse sapere. Colpa mia e ora non ho letteralmente le energie per fare nulla. Rilassati. Ti spiegherei più nel dettaglio, ma non sono affari tuoi né delle papere, ma ho bisogno di parlarne. Patatino, scusa per il messaggio lungo. Adesso non ti stare a preoccupare, non ti stare a perplimere troppo, sei in live, rilassati. Prendi un respiro, distraiti, rilassati, esci con amici o amiche, eccetera, eccetera, non ti preoccupare. Vedrai che passa tutto. Tra sei mesi ne parlerai male di sua madre e di lui, facendo riti satanici e bambole voodoo per ucciderlo. Tra due anni ti sarai dimenticato persino come si chiama, non ti preoccupare. È così che funziona, funziona così per tutti, non ti preoccupare. Patatino o patatina, non è tranquillo. Solo finiamo di rompere così. Un altro dei ricordi che mi viene era... Adesso guarda Giorgione che fa morire la gente di colesterolo, così ti distrai. L'incontro nord-sud, no? Poi qui è centro, non è sud, però la mia tata veniva su a trovarmi dalla Valpusteria. Veniva su? Come su? Ed era la festa dei miei 50 anni, già ormai 16 anni fa. Ragazzi, non sto capendo un cazzo. L'incontro nord-sud, beh, su, siamo al centro, non siamo al sud, siamo al nord, siamo al centro, siamo qui. E io mi ricordo che la mia tata in Valpusteria veniva a trovarmi su per i miei 50 anni. Beh, che c'è 50 anni, cioè, non sto capendo niente. E lei portò le sue cose. Ci fece... Così? Con tanto di Tampax e assorbenti o a mano? C'è degli Apfelstrudel, dei Kirschstrudel, cioè quelli fatti con la ciliegia, perché era giugno e c'erano le ciliegie. Il mio compleanno cade il 7 giugno. Facemmo un festino, facemmo un sacco di lasagne, eccetera, eccetera. Fra le quali arrivarono vari amici. Uno lo conoscete bene perché
spesso sta con me. Sì, ma è che è l'alcolizzato. Io chiamo Papi. Sì, è l'alcolizzato, l'abbiamo già visto. E portò una cartocciata per pochi intimi, che noi stavamo tutti quanti a lavorare. Una cartocciata di cerletti fatti lì. Buonasera Andrè. Anche due, tre. Volevo chiederti in quale giorno sarai al Gainsuit. Sabato. Perché ti dobbiamo spupazzare tutto. Sabato, Valentino. Messi dentro una cartocciata. Il sagace, grazie per i 14, Valentino. Avevo il forno acceso, quello a legna. Schiaffai sta cartocciata, tiriamo fuori. Stavamo lì che ciucciavamo. Cerletti, una cosa... Abbiamo ciucciato uccelletti tutta la sera, ragazzi. Non vi dico, fantastico. Non c'è niente di meglio dopo un lautopasto di ciucciare uccelletti a manetta, perché devo dire che fanno proprio digerire tantissimo. Anzi, è proprio una cosa che consiglio a tutte le ragazze. Quando avete finito di cenare col vostro ragazzo, mi raccomando, ciucciate l'uccelletto, che aiuta a digerire, fa un toccasana, fa bene a lei, fa bene a lui. È assolutamente il meglio che si può. Strepitosa, si chiacchierava, si stava bene insieme, la convivialità della preparazione e poi dopo del momento, poi arrivava la gente da Roma, da lontano, eccetera. Abbiamo fatto veramente un bel festino, ma quello che univa tutto era sì l'affetto che c'era nei nostri confronti, eccetera, però veniva a magnà, altro che storie, ma si buttavano giù e poi si stava insieme, si portava avanti la giornata, ma non si smetteva mai di mangiare. Giorgio, guarda, mi trovi perfettamente all'unisono con questa tua caratteristica di descrizione. Era una cosa vergognosa quando mangiavano. Ricordo una Jeep, un pick up, con tutte teglie di lasagne che andavano e venivano dal forno alla... Un pick up? Abbiamo chiamato l'autotraslochi, i camion industriali, quelli a 16 ruote motrici, portavamo 12 tonnellate di lasagne. Un pick up, un'auto blindo militare della prima guerra. Comunque, un carro armato Mark detto, 2 di lasagne. Mi piacciono le ultime live, io ti dico. Perché per colpa della tua bellezza mi ha distrutto le retine. No, le retine, per capelli. Ultima donazione perché sto rimanendo povero. Non ti preoccupare. Io purtroppo non ci sarò al Games Week, faccina disperata. Vabbè, ti mandiamo un video dove ti esco lo scroto, dai. Grazie mille per l'euro, Valentino. Treno, grazie per la sub. La buttiamo veramente a caciara. Allora. Vedete che questa situazione qui, la crema di latte, vedete come cremizza? Prima sembrava tanto liquida. Invece già si sta stringendo. Noi faremo un pretest adesso, vediamo come sta di sale. Sì? Sarà un po' insipida, Giorgio, secondo me. Perfetta. Ah no, credo, non dico più un caso. Quindi a questo punto ci prendiamo Sua Maestà il tartufo. Che sa di gas. Il tartufo sa di gas, sa tantissimo di gas. E una piccolissima parte... Ah no, mi fa cagare. Grossolanamente qui. A me non è che dispiace tantissimo, però sa tanto di gas effettivamente. Con questa grattugia più grossa. Non vi grattate il dito, bambini? Come no, pensavo fosse la parte fondamentale della ricetta, un po' di dito grattugiato dentro. Ma hai mangiato un tartufo, perché costano? Ce l'abbiamo? Allora, no, ma non sono cattivi. Però sanno molto di gas. Il sapore poi è buono, per l'amor del cielo, però... Vieni. Sa di gas perché lo produce? No, non è possibile. A parte che il gas, apro parentesi, il gas è inodore. Quello che noi chiamiamo odore di gas non è il gas. Quello che noi mettiamo odore di gas è perché aggiungono delle sostanze al gas da cucina per fare un odore molto forte. Ma tecnicamente il gas è inodore. Se non aggiungessero quelle sostanze per rendere il gas... per avere quell'odore che ha il gas, noi se ci fosse una perdita di gas non ce ne accorgeremmo neanche, perché il gas non ha odore. Qui... Sentiamo lo stringocetto a che punto è arrivato. Ok, ma quindi scusa, che cazzo manca? Abbiamo messo tutto, tartufo, salsiccia, 200 litri di crema di latte. Guardate che 12 minuti sono passati, io non ce l'ho testa. Giorgio, non lo so, io non ho visto. È ancora un tantinello al dente, eh? Vabbè, Giorgio, buttala giù molto al però dente. Però potremmo fargli finire la cottura qui, che dite? Facciamo ma così, sì, dai, dai, caccia giù, dai. La cottura la finisce là, metti un goccio d'acqua. Magari dai. Non lo scogliamo troppo, così ci tira un po' dell'acquetta. Buoni sti stringozzi, caspita. Guarda com'è contento. Ma questa ricetta è panna con pasta. Caspiterina! Diventate inglese, che succede?
e nelle cose anche semplici, vedi, questa che cosa, che complicazione c'ha? Che cosa? Magari un buon stringozzo, magari una buona salsiccia, magari. Che cosa? Just, un grazie discreto, perché oggi non si può dire ottimo. Tartufo. E l'assemblaggio con una buona crema di latte perché deve diventare una cosa cattiva? Non ci avrebbe senso, no? Eh no, ma che cazzo, ma chi mi ha detto? Allora, intanto gli diamo una bella saltatina così. Vamola, vamola che manico. E gli facciamo dare una bella tirata. Vediamo sì, un po' però com'è. Questo Giorgio senza molto, formaggio molto non si fa. Tiratina finale, sì, si sta venendo uno spettacolo. Uno spettacolo. Proprio uno spettacolo, eh? Però, Giorgio, formaggio. Sono molto . Delicato con questa cosa di acciaio perché... Non mi deve rovinare la padella. Vabbè, quello è poco ma sicuro, se la graffi è un disastro. Giorgio, il formaggio. Senza formaggio io non la mangio, No, non è vero, la mangio allora, è uguale, però ci vuole. Quando non schizza più, vuol dire che ha tirato il giusto e quindi la pasta è arrivata a cottura giusta. Benissimo. Spengo. Spengio, come dicono alcuni. Me ne prendo giusto un nulla. Un nulla quattro mestoli, immagino. Scegliendo accuratamente anche che ci sia della salsiccetta. Ok. Della cipollina. Quello non nulla, Giorgio. Quello, Giorgio, questo è un piatto, non è un nulla. Questo, Giorgio, è un piatto, non è un nulla. Comunque, un non nulla, un etto e mezzo. E poi ci grattiamo un po' di tartufetto. Ma il formaggio ci vuole, dai. Non mi dire che non ci metti il formaggio. Non è che lo voglio togliere agli altri, ma io ho cucinato e io me ne mangio un po' di più. Allora. Beh, mi sembra che è giusto. Insomma. Un etto è un assaggio, si ha ragione. Alla memoria di quando ero più giovane, che me ne mangiavo qualcosa come mezzo chilo, serenamente, adesso un po' più minimalistico, con l'aria un pochino più tranquilla, affronto il piatto. Mezzo chilo. Sapendo sempre che comunque... Ragazzi, mezzo chilo di sta roba deve avere uno stomaco impegnativo. La prima volta che li feci, un successore. Tutti a richiedere. Quindi ho detto, beh, allora li so fare. Io in mezzo chilo non credo che riesco a buttarli giù di quella roba lì. Forse arriva a quattro etti, mezzo chilo. Non sono proprio uguali a quelli che facevo io, Dico sì, vabbè, ma non so perché... No, no, sono buonissimi. Ecco apposta. Io non ho capito, non ho capito un cazzo. Non ho capito niente. Ragazzi, non sto più capendo niente di quello che dite. Non so mica quello che facevo io. Non dirlo mica a me, perché qua io lo mangio quando ero giovane. Io sì, perché qui con la salsiccia io prendo su, che ho mangiato qui mezzo chilo una volta. Non ho capito un cazzo. Sì, perché non ho capito niente. Ragazzi, sono una cosa strepitosa! Ah, immagino, ma... Perché l'ombro, questi intrugli, li sa fa bene. Molto, molto bene. Molto, molto... Ormai Gesù sta diventando un NPC che dice cose a caso e poi pronuncia le mitiche frasi. Beh, signori, io starei qui a rotolare, a mangiare... A rotolare? Probabilmente qui da domani mattina. Ma in sostanza, torniamo sempre a bomba. Materia prima è buona, assemblaggio semplice. Ma il video è finito, non finisce più. Perché? Ma perché? Ma fatelo finire! Ma perché chiudete i video di Giorgione che deve ancora finire la frase? Ma io veramente, povero Giorgione, cioè non riesce mai a finire la frase che subito richiudono il video in faccia. Digio, grazie per la sub, grazie per i 16, grazie per il sub. No, Twinner non ha fatto uscire nessun video, non sta facendo più niente, è veramente inaccettabile. E adesso volevo vedere, che cazzo è che stava? Ah, volevo vedere questo nuovo video che è uscito. E Warrior! Le E-Troie, escor per finta. Va bene, vediamoci le troie fasulle. Così devo anche imparare a riconoscere per evitarle nel caso, metti che... Date precedenti. Non sono sicuro a casa mia. Pensavo che non ci sta. Come uno stupro. Pieno di cassaforti. Sono la casa della vita con noi, genere. Ma cosa c'entra con le troie? Questa vi assicuro che non l'avete mai sentita. Guarda, ne ho sentite tante nella mia vita, Ale, ne ho sentite veramente tante. Acqua che rende gay, terra piatta, vaccini con dentro feti al microchip, alieni rettiliani, che una volta iniettati ti fanno crescere un secondo pisello direttamente su per il culo, rendendoti di fatto penetrato e gay. Quindi ne ho sentite tante, Ale, ma proviamo. Ragazze che vendono pacchetti di loro foto, audio, video per migliaia di euro, complici del fatto che questi pacchetti verranno poi sfruttati per truffare ragazzi ignari su internet. Babe, I'm real. I'm not like the rest. Ho iniziato
aspetta, no, no, Ale, però sono un attimo confuso. In che senso, scusami? In che senso? Cioè, vendono le loro foto per truffare? In che senso, scusami? Non ho capito. Il mio percorso nel raccontare il mondo dei furti ormai più di un mese fa. Ma non è chiaro quello che mi ha detto. Dove abbiamo visto insieme come agiscono e come si organizzano ladri, truffatori e scippatori nelle circostanze più svariate. Vabbè, insomma, le partite IVA italiane standard. Il colpo più grande che hai fatto? Ma c'è un argomento che ancora non abbiamo toccato e che a sto giro mi aprirà davvero un mondo, soprattutto grazie all'ultima persona che incontrerò durante questo viaggio. Okay, sto parlando delle truffe online, un metodo di furto in cui puoi cascare letteralmente chiunque, sempre e da un momento all'altro, attraverso metodi in continua evoluzione. Ma perché io dovrei averla voler le foto di questa qua che ricorda vagamente una fusione tra Maria Sofia, Gollum e la Schlein? Cioè, le foto di questa qua le vendo e le porto al Museo degli Orrori di Londra per mostrare i terrificanti misteri della bruttezza umana, cioè... È un argomento super interessante a cui tuttavia voglio arrivare con calma, chiudendo prima il capitolo dei furti dal vivo con un ultimo ragazzo. Eia, che Andrea, dai, ti prego, non dire che in giro esistono persone brutte, non è carino nei confronti dei brutti. Instagram ha catturato la mia curiosità. Ok, vediamo dove si va a parare. Sì, grazie per l'attacco epilettico. Siamo arrivati a Torino, ora becchiamo un ragazzo e si inizia a ballare. Arriviamo a Torino in giornata, okay, ci dirigiamo verso il punto d'incontro. Teoricamente noi siamo qua. Noi siamo qua. Va bene, ciao. Puntuale come un orologio, Harry sale in macchina e iniziamo a parlare. Questo chi è? No, io sono Maggiorano, devo fare il 19 adesso il 26 di novembre. Ah, sei uno sbarbo. Tutte le robe rosche le hai fatte... Comunque diciamo che adesso ho smesso a fare queste robe qua perché, sai, vado avanti con l'età. Poi non puoi più rapinare, effettivamente. Sono cose che si fanno da ragazzino, dai. Cioè, da adulto puoi mica metterti lì a rapinare la gente, dai. Sono cose che si fanno da ragazzi, su, voglio dire. Io non ho una famiglia... fa queste robe qua, una famiglia per bene, quindi... Io non ho neanche la tradizione di famiglia, io non ho neanche... Mio padre non ha mai rubato neanche una caramella, dai, io non ho neanche la famiglia che porta avanti la tradizione di fottere le cose agli altri, non poteva andare avanti... In ogni caso, ci piazziamo in un bar e mi spiega, prima di tutto, chi sono le sue vittime. Io ho fatto anche a gente che conosco io. E perché la gente che conosci? Perché era la più facile da guardare. Vabbè, ovvio. Amici, ma conosce. Purtroppo, anche insistendo... non si sbilancia più di tanto, raccontandomi sostanzialmente storie che avevo già sentito attraverso le altre testimonianze. Fortunatamente, però, il nostro nuovo amico non lavora da solo. Adesso ho parlato con un altro mio amico, che è sicuro che c'è. Lui ha fatto qualche furto in casa, un po' da raccontare. Ah, insomma, ha un curriculum più impegnativo. Arriva uno che ha un curriculum interessante, insomma, noi vogliamo gente che comunque un attimo, voglio dire, ha fatto già la sua esperienza, non cerchiamo novizi, cioè... E quindi, per non buttar via la prima di queste tre tappe, decidiamo di aspettare la sera per incontrare uno che almeno anche questa due, tre anni seconda di esperienza, persona, sì. Probabilmente più disposto a parlare e con una storia più particolare. Ok, ma che c'entrano le troie finte online? Siamo arrivati nel famoso parchetto, adesso andiamo a cercare i ragazzi, c'è un po' di gente qua in realtà. Sono qui da giù. Faccio quindi la conoscenza di... che si presenta prevalentemente come uno scippatore. Per rinfrescarvi la memoria, uno scippo è un crimine in cui una persona, generalmente in modo improvviso e spesso con violenza e minacce, ruba beni o oggetti di valore da un'altra persona. Vabbè, questo è uno scippatore, dai, pensavo roba un po' più seria, dai, lo scipp è proprio la base. Scippatori cercano di compiere tali azioni in modo rapido e discreto, in modo da non essere beccati dalla polizia e difficilmente compiono furti... fuori da Napoli. Scusate, chiedo scusa. Premeditati sulla lunga distanza temporale. E lui, quindi, come sceglie chi da rubare? Persona a persona, no? Tu lo inquadri un secondo. E comunque vedi, no? Se la puoi fare, se non la puoi fare. Comunque, se viene uno tutto pompato, lo consiglio. Grazie, no? È ovvio che vai a scippare la vecchina. Cioè, se scippi il bodybuilder, è probabile che se il bodybuilder ti acchiappa per il copino, dopo ti accartoccia. Cioè, scusami, voglio dire. Quindi direi che qui non si corre rischi. E fu così che venni pestato malamente da uno scippatore gigantesco. Ti è mai successo con uno? Ah beh, giusto, sei anche lo scippatore grosso, però. Si è accorto mentre stai facendo? Sì, vabbè, ovviamente sì. E cosa fai per caso? Se riesci, lo metti in tasca e scappi. Mi sembra lo scippatore tipo, qualsiasi bersaglio è buono per portare a casa i soldi.
Mi giura di avere anche una sua etica del lavoro. E almeno io non c'ho il coraggio di andare da una nonna. Ma dai, ma sei veramente... Ma che pivello! Dai, ma questo è un noob! Questo è un nabbo! Dai, zio, ma le basi? Scusa, ma il corso addestramento criminali italiani? È il cosiddetto CACI? Corso addestramento criminali italiani? Scusa, non ti hanno insegnato che più è debole la vittima, più è facile sottrargli il danaro? È la prima regola del criminale italiano. Cerca sempre vittime deboli perché sono più facili da prendere. Bambini... vecchi, è la donne, scusa, è la base, cioè veramente, ma dai, ma questa gente qua... Io... a borsetto, però capito, i ragazzini, magari uno che comunque vedi un figlio di papà, cose che non si merita un cazzo, tu la vedi, no? Ma perché, ma che un figlio di papà lo vedi, non si merita un cazzo? Un gorilla, questo uomo, è un primate, vedi un figlio di papà, vedi, non si merita un cazzo, figlio di papà, non è ricca, io sono nato misero, in miseria, mia madre mi ha abbandonato, mio padre è un alcolista, io sono nato nel ghetto, bro, io non ho mai avuto niente, quello c'è, mio padre è ricco, Lucifer, Jur, grazie per i sei, paladino. Fanno un caffè la mattina e la sera, magari c'è chi c'è per il culo. Tu no, perché, scusami, mi pare un attimo ipocrita, tu no, tu rubi alla gente, non mi dirai mica che ti fai il mazzo per vivere. Scusa, da che pulpito viene la predica? Magari c'è quello che si fa il tu no, cioè tu rubi. Chi si merita le cose, chi non ce le merita. Non ci devi pensare troppo. Se capito, scusa, ma che cazzo hai? Decidi te chi si merita le cose e chi no, non ho capito. Chi cazzo sei, il tribunale vivente della Marvel? Che cazzo sei, il gran giurì? Cioè, stabilisce lui chi si merita le cose e chi no, l'ha deciso lui. Pensi che non lo fai. Mi sorge quindi una curiosità. Qual è il metodo più facile e veloce per shippare una persona? La cosa migliore da fare sono in due. Ti metti davanti, vedi lui, no? Ci vai a parlare. Scusa, caro, mi fai sapere un attimo l'ore, che ore sono? Sì, sono le 11:15. Fai finta che ti cade la moneta, sta cosa l'ho sempre fatta io. Ti cade la moneta, oh minchia, ah, mi fa male la gamba, me li puoi raccogliere tu. Guarda, io sarei molto sospetto se uno comincia a fare così. Poi io ti sfila il telefono. A posto, grazie. E anche te. Sfila il telefono. Scusa, ma se ce l'ho in mano, che cazzo sfila? È iniziato. 12-13 anni. E chiaramente, tra un furto e l'altro... No, può succedere, per l'amor di cielo, può succedere. Anche a me è capitato da ragazzino che mi fottesse nel portafoglio. Poi li ho inseguiti e me lo sono fatto ridare. Però non è quello il discorso, però può capitare. L'altro non poteva andargli sempre bene. È capitato anche con lui finito, Furto in mano armato. Sono entrato in un negozio. I gioielli così, sono entrato con un macete. Io ero dietro. Con un macete? Con un macete? Con un macete? Ma che cazzo fa? Che cazzo è Jason? Con un macete? Che cazzo è? Ma si ha fatto tutto un altro mio amico grande. Io ero là, mi hanno solo detto fai questo, ti piglio la tua parte. Con un macete? Madonna santa, che cazzo è? Vai al... Certo, se uno va al Bricoman, va all'Eroi Merlin e si compra solo un macete, poi è un attimo sospetto, però... Ma tu hai confessato di aver fatto le cose che hai fatto? Sì. E la domanda che faccio sempre a tutti è: perché continuare a fare questa vita se in un modo o nell'altro ci si è già arricchiti? Perché si guadagna in nero. C'ho tutto, però non ho trovato un cazzo da fare nella vita. Perché io c'ho tutto, non mi manca lì. Zio, non dire stronzate, dai, ma perché usate sta scusa di merda? Cioè, se vai a fare il muratore, zio, ti prendono subito. E che non c'è voglia di fare un cazzo, non dire cazzate. Cioè, non dire cazzate. Se domani vai a dare al curriculum per fare l'operaio, al metalmeccanico, ti prendono, zio, in fabbrica a farlo. È che non c'è voglia di fare un cazzo. Non hai voglia di studiare, quindi non è impossibile che troverai un lavoro importante perché servono determinate conoscenze. E non hai voglia di fare un cazzo di niente. Dai, non dire cazzate. Di, non ho voglia di fare un cazzo. Di, non ho voglia di studiare, ma non ho neanche voglia di lavorare. Non di stronzate, dai. Svegliate. La macchina ce l'ho. Sono io coglione per pensare a queste cose. Anche loro quindi confermano quello che abbiamo visto nelle altre puntate. Io do una mano a zia, paga la casa, paga la mano. C'è chi lo fa per necessità e c'è chi lo fa per comodità, perché ha banalmente trovato un modo semplice per portare a casa i soldi. Direi che di furti fisici ne abbiamo esplorati abbastanza. Ora tocca a quelli virtuali, che ci riserveranno più sorprese di quanto potessi mai immaginare. Non credere. La prima tappa è Aosta, luogo in cui incontreremo un personaggio davvero particolare. Altro giorno, altra avventura alla scoperta dei ladri, questa volta però una tipologia... Infatti non dovevamo parlare di troie, esatto, io ero rimasto che c'erano le finte puttane, dove sono? Io, diversa. La tipologia di ladri con cui avremo a che fare oggi... Sono le donne.
è un tipo di ladro molto molto infido. È un ladro che, convincendoti della possibilità che tu possa vedere anche solo col binocolo un pelo della loro fica, ti portano fuori a cena facendoti pagare il conto, poi ti portano al cinema, poi si fanno fare regali, poi a fatica te la danno, poi ti obbligano a sposarle, poi dopo continuano a farsi pagare tutto, poi dopo divorziano e ti fottono la casa. Attenzione a queste truffatrici perché sono molto pericolo. Attenzione, bisogna stare sempre attenti. La tipologia di ladri con cui moltissime persone hanno avuto a che fare, ovvero le persone che fanno le truffe online. E a tal proposito, prima di raggiungere il nostro amico, gli ho detto: dove ci incontriamo? Ti mando indirizzo, mi ha mandato un link. E okay, gli ho detto: dimmi la via, non aprirò mai un link che mi mandi tu. Sono stupido, ma non così tanto. Effettivamente il professore qualcosa me l'ha insegnato. Comunque, arriviamo sul posto. Sei te? Com'è? Piacere. Sì, ma gli ha messo il cazzo nella cam, piacere, sbavo, guarda il mio cazzo, guarda il cazzo, ci ha messo il pisello nella cam. Prima di iniziare vi faccio raccontare qualcosa in più sulla sua vita. 100% calabrese, infatti mi sento calabrese, qui siamo solo un quartiere di calabrese. Ma scusa, dove siamo? Dove siamo, scusate? Ma non eravamo a Torino? Andiamo quindi in un luogo più tranquillo, ma... L'ultima volta che ero in un bosco con un tipo che fa truffe online non è finita bene. Se c'è il mio amico è facile che ci metta anche di me. Mi faccio spiegare quindi nel dettaglio da... cosa fa. Prima cosa che inizio a fare è rubare gli account, no? Spotify, Netflix. Io inizio che avevo 13 anni, prima della quarantena. Entro in un gruppo della mia regione, no? Gente di tossici. Conosco questo ragazzo. Gruppo di gente tossici, quindi di bolognesi praticamente. Lui che mi introduce nel mondo degli account rubati, droga spedita, io non ne sapevo nulla. Entro ragazzi, 13 anni cosa dice? Mi faccio un'opportunità di fare soldi, capito? Ma guarda, io a 13 anni, se non mi dicesse vuoi entrare nel giro di account rubati, droga spedita, io avrei detto no, grazie, non sono un animale di merda, perché sai com'è, i miei mi hanno educato all'onestà, però voglio dire, per te è normale, per me non era normale a 13 anni, ma... Inizialmente cosa succede? Prendo le carte, le metto sulla PlayStation, inizio a comprare giochi, COD, FIFA Points, no? Arrivo a un certo punto e ho comprato 20.000 euro di FIFA Points, tipo. Da shippare a shoppare, il passo è breve. Effettivamente bisogna ricordarsi, e questo lo dico sempre, lo dico per le donne, questo è un avviso per le donne, ricordatevi che i videogiochi stanno agli uomini come lo shopping di scarpe, borse e vestiti stanno alle donne. Quindi ve lo dico, state molto attenti, perché io su Dota ho speso migliaia di euro e anche Naomi si è accorta che... I videogiochi sono pericolosi per gli uomini, perché è il nostro shop. Quindi bisogna stare attenti, perché... Sì. Sei serio? Sì, ma negli anni l'odi, Io a Dota ci gioco da 10 anni, Non è che li ho spesi in 2 minuti, Tu fa attenzione. E poi anni fa, oramai compro poco o niente. Su Telegram, FreeCC e Telegifolo. Sostanzialmente funziona così. Entri in gruppi Telegram dedicati che vendono, regalano carte. Io mi hai shoppato, certo. Tu sei una lavastoviglie, tu shoppi le scarpe, le borsette, tu shoppi il parrucchiere che ti fa un taglio che è uguale a quello che avevi prima d'entrare, con un colore che è identico a quello che avevi prima d'entrare, andando poi dopo dal tuo ragazzo o ragazza per chiedergli ti piace come sto? E noi ti guardiamo confusa perché non capiamo che cazzo hai di diverso, che cazzo hai che non va di diverso, non capisco, e ti diciamo confusi, sì, stai benissimo con quel tuo nuovo... Qualsiasi cosa sia! Quindi... Chiaramente per questioni di riciclaggio. Se riesci ad avere accesso a questi canali, potrai quindi acquistare queste carte a scatola chiusa, senza quindi sapere quanti soldi ci troverai dentro. Praticamente gioco d'azzardo. È come una lotteria, capito? C'è gente che la vende 30 euro, puto... Cioè, la lotteria delle cose fottute agli altri. Ma c'è 0 euro. C'è gente che te la regala, puto, ma c'è 20.000 euro. E loro come le prendono, scusami? Dai, bancomat, tranquillamente. Sono dispositivi che te le clonano. Ma... ha una giustificazione. E tu mi dici, ti senti in colpa questa roba? No, io mi sento in colpa perché a fine giornata il proprietario della carta chiama, gli ridanno soldi. No, non funziona così, zio. Sempre. No, no. Tutto gli dà tutto sempre. No, non funziona. No, guarda, questa è una cagata. No, non è vero, zio, è una cagata. Non funziona così. Non dire stronzate. Non è vero, dipende. Dipende da che conto corrente hai, dipende da che contratto hai con la banca, dipende se hai un'assicurazione. No, zio, non funziona così. Perché altrimenti a nessuno fregherebbe un cazzo di farsi fottere la carta e farsi prendere i soldi. Non funziona così. Perché altrimenti tutti potrebbero...
potrebbero far finta che gli hanno fottuto la carta, prendersi 4.000 euro, la banca gli ridà 4.000 euro e lui che l'ha truffata. No, zio, non è così che funziona. C'è un motivo se esiste l'assicurazione per furto, eh? Cioè, c'è una ragione. Cioè, c'è un motivo se uno mette il limite massimo di possibile di prelevare o di utilizzabile al giorno di denaro, eh? Non è che... Sempre 100%. E c'è mai... Ma che cazzo dici? Ma non è vero mai. Qualcuno che... Ciao, si Andrea fa... Andreuccio. Come stai oggi? Benuccio. Non c'entra molto col video, ma volevo chiederti... Cazzo vuoi? Cosa ne pensi del fatto che si possa diventare qualcuno di importante in politica anche senza una laurea? Come la Meloni. Non vedo... Allora, dato grazie per il palatino, la laurea non è indispensabile per diventare un bravo politico. Un bravo politico è una persona che comprende i bisogni del paese, che comprende come funziona l'economia di base e che capisce cosa c'è da fare. Non c'è bisogno della laurea. Anche perché negli anni 2000-2010 abbiamo avuto solo gente laureata alla Bocconi e al governo e non mi pare che abbiano fatto un gran lavoro, quindi... Autotruffare dividendo i soldi con la persona per farsi ritornare dalla banca. Assolutamente. Mi raccomando, ovviamente, questo non è un buon motivo per farlo. Tutte queste cose qua dove succedono? Telegram è di pop, praticamente. Quindi l'amico... Infatti io Telegram lo spazzerei via, io non so nemmeno perché lo tengono ancora aperto, io lo spazzerei via Telegram. Matteo Flora aveva ragione quando ci diceva che la maggior parte dei reati online oggi avvengono su Telegram, non su Deep e Dark Web. Io ora ho un gruppo, no, dove la dropshippo la droga, la prendo da Deep Web. Dropshippo la droga! Faccio il dropshipping della droga! C'è proprio il catalogo! Ha il catalogo al sito! Cocaina, eroina, cannabis, metadone... Allora, due di eroina... Piazzo l'ordine, metto l'indirizzo di chi me la compra su Telegram e gliela spedisco. Io un etto di erba commerciale lo pago 3,50 e glielo... Eh? 9,600 se lo compro. 3,50 è buonissimo. Vabbè, adesso lasciamo stare un attimo, però aspetta, quanto hai detto? Però me gliela spedisco. Io un atto di erba commerciale. Ma pura? Ma quella pura, dici, o quella mischiata? Perché beh, un etto però non è male, considerando che sono 20 euro al grammo. No, però guarda che a Bologna anche a 30 euro al grammo si trova, eh. Non è in realtà, no, in realtà aspetta. Non è 600 è troppo, zio, sei pazzo. 660 euro al grammo, ma sei fuori. Ma sei pazzo. Cioè, l'erba pura a Bologna, 30 euro al grammo, si fa, eh. Non è che... Mi sembra un tantino tanto. Come fai a saperlo? Ma che cazzo dici? Sono di Bologna. Noi sta roba la studiamo a scuola, non è che... Noi sta roba la studiamo a scuola, ragazzi. Cioè, noi tra ragioneria, scienza e letteratura abbiamo anche vendita di erbe e di droga, cioè, voglio dire. Quindi, scusa, niente roba dal tizio fuori che ti dà il caccolo mischiato con la sua merda, ti dà il caccolo con le caccole ficcate dentro, rotolato nell'intonaco del muro, tagliato con i gessetti per scrivere alla lavagna. No, l'erba voglio quella, beh, l'erba quella ci vuole quella verde, quella proprio la foglia, che cazzo è il caccolo? Lo pago 3,50 e glielo mando 600. Troppo, zio, troppo. Dobbiamo trattare, troppo. 600 non esiste. E con questo giochino quanti soldi ci ha guadagnato? A me fa più paura rimanere senza soldi che mi fa più paura il carcere. Ah, ma guarda, io conoscevo un tizio a Bologna che faceva 1.200 euro spacciando marijuana. La coltivava nel terrazzo. Io ne conoscevo uno che coltivava nel terrazzo la marijuana, faceva 1.200-1.300 euro al mese spacciando la marijuana. Lo hanno beccato? No. No, perché uno non gli so, perché nessuno ti entra in casa senza motivo. Secondo luogo, zio, siamo a Bologna. Cioè, questa città è basata sulla marijuana. Cioè, il 40% dell'ossatura delle case di Bologna è fatta di marijuana. Cioè, prova a farti un giro in centro di Bologna. Ogni due metri trovi un tizio che ti ferma e ti dice vuoi la droga? Ragazzi, ogni due metri, lo sto scherzando, ogni due metri. Ma perché ci droghiamo tutti? Ma perché a Bologna ci droghiamo tutti, ragazzi? È così, cioè, è una città piena di cannati, Bologna. È solo che noi l'accettiamo. Ma guarda, ragazzi, che tutti si fanno le canne. Cioè, no, tutti non è vero, però una buona percentuale di persone che conosco, raga, si sono fatte o si fanno ancora dei gran cannoni. Cioè, ragazzi, se ad oggi
le persone che si fanno i cannoni lo dichiarassero pubblicamente, ragazzi, io penso che supererebbero i 5-10 milioni di abitanti totali, io ve lo dico. Io no, perché la cannabis può danneggiare il cervello a lungo termine e tengo troppo al mio quoziente intellettivo, quindi io non mi drogo solo per quello. Se la cannabis non facesse male al cervello, sì, mi farei anch'io dei gran cannoni, cazzo me ne frega, però siccome fa male al cervello non lo faccio. Però ragazzi, cioè, i cannoni se li fanno, tu, poi non dico che dovete farlo, ragazzi, non voglio mandare messaggi sbagliati su Twitch specialmente, ci mancherebbe altro. Non sto dicendo che dovete farvi cannoni, anche perché è illegale, ragazzi, quindi evitate di drogarvi se possibile. Sto dicendo però che a Bolo cioè, c'è sempre puzza di canna in centro. Vai verso Piazza Verdi, via Zamboni, a Bologna senti la puzza di canna ovunque. Cioè, c'è proprio questo odore di rosmarino che permea nell'aria. Voglio dire, non è che semplicemente foto scrivi, se c'hai soldi mi compro un paio. Vabbè, di... Vabbè, bevi sì, ma non tanto, di tanto sì. Sì, sono d'accordo anch'io. Solo che stasera mio padre ha tirato fuori questo argomento e volevo sapere cosa ne pensassi. No, è tranquillo. A proposito, a cosa giocherai stasera? Ovof? Sì, è un horror molto figo. Praticamente parla di un tizio che è su un'astronave e l'equipaggio devono arrivare su un altro pianeta, però devo riuscire a scappare a uno di loro che è un equipaggio, sembra un membro dell'equipaggio ma in realtà è un alieno assassino e cerca di ucciderli tutti, e loro devono finire tutti i compiti per riuscire ad arrivare sul pianeta di destinazione. No, non lo so, Valentino, adesso vediamo. Ora, ho mandato un messaggio, hanno regalato una sul momento. Adesso, comunque, voglio vedere dal vivo come funziona. Quindi, pranzo al volo per capire come muoverci e si parte. Ho preso la carta. Dove l'hai trovata? Su gruppo Telegram. È di ieri sta carta, alle 4 del mattino l'hanno messa. Quindi prendo, incollo. Ho preso un iPhone, prima cosa che mi è venuta in mente. Ma non ci credo, così facile? Ordine effettuato, grazie. Spedizione a via. Numero telefono, una carta della Polonia. Per ricapitolare, della Polonia? No, ho rubato la carta di Ratorix. Compra delle carte in cui non sa nemmeno quanti soldi ci sia. Chiedo perché non comprendo. Per quale motivo la gente fa uso di droga pur sapendo che è roba tossica? Per divertirsi. E non mi si venga a dire, anche molte bevande, cibi e altri prodotti contengono sostanze nocive. No. Perché nella Pepsi non ci mettono la calce e la soda caustica come nella cocaina? Vabbè, tu stai parlando di droghe pesanti. Droghe pesanti, più delle volte, lo si fa perché si hanno dei problemi. O si hanno dei problemi in famiglia, o si hanno dei problemi personali, o si è in depressione, o si ha degli scompensi, eccetera, eccetera. Quelle sono le droghe pesanti. Quelle le fanno i disperati. I disperati si fanno le droghe pesanti, perché sono disperati. Sono infelici, disperati, senza soddisfazione, e cercano di farsi di droga per stare meglio. L'eroina è una droga che non ti fa sentire la tristezza, non ti fa sentire il dolore mentale. Cioè, l'eroina è la classica droga che è chiamata felicità liquida. L'eroina è felicità liquida perché ti fa stare bene anche se stai di merda. Cioè, se ti potrebbe essere morta la madre, che se ti fai una pera d'eroina non senti niente. Infatti la davano ai cecchini perché non volevano che i cecchini si sentissero di colpa quando sparavano in faccia alla gente. E una volta, infatti, i cecchini, specialmente durante la seconda guerra, o la guerra in Vietnam, non mi ricordo, ai cecchini davano l'eroina, perché così stavano calmi quando sparavano in faccia alle persone. E l'eroina veniva anche usata qualche anno fa come calmante per la tosse. Ehi, bei vecchi tempi. Però sì, 40-50 anni fa l'eroina veniva messa in farmacia e veniva venduta come calmante per la tosse. Effettivamente la tosse te la calmava, eh. Oh, però la tosse te la calmava, eh. Non possiamo disquisire sull'efficacia del prodotto. La tosse te la calmava parecchio, Quindi, però se parliamo di droghe leggere, zio, le droghe leggere si fanno per divertirsi, tutto qui. La gente si fa male per divertirsi, perché le cose che divertono fanno male, così e basta, cioè è una realtà fattuale. Le cose che divertono e che sono belle fanno male, cibi, droghe,
Cioè, voglio dire, trombare e rischiare di prendere malattie, sono tutte cose che sono belle, ma rischi. Le carte, il più delle volte non italiane, per evitare problemi legali immediati. I videogiochi tipo Dota 2 League of Legends, che mentre giochi ti viene un embolo cerebrale causato dalla rabbia di giocare con delle teste di cazzo che ti insultano la famiglia e dopo ti viene una crisi isterica e cominci a piangere in un angolino dicendo cosa sto facendo della mia vita. Tipo quello anche. Scusate, ho avuto un momento di... Compra al volo qualcosa sperando ci siano su soldi a sufficienza. Una volta che è partito il primo acquisto, elimina la carta dal suo account e passa alla successiva. Ma su questi gruppi le carte non sono l'unica merce di scambio. Allora Ale, dove sono ste troie? Le troie! Voglio le troie, Ale! La ricetta che costa stronzata che ho fatto io al telefono in 5 minuti vado in farmacia e ti compro una box di Xanax. Ma lascia perdere l'Oxanax, che l'Oxanax va bene giusto per rilassarti la... L'Oxanax va bene giusto per rilassarti la sera o per sopportare la tua ragazza col ciclo. Dov'è la roba? Puoi farlo? Ma che cazzo ci faccio una box di Xanax? Vabbè, lascia fare, ma che cazzo dici? Lo buttiamo via. Ma che cazzo dici? Ma butti l'Oxanax, ma sai che sei cretino? Tietelo che non si sa mai. Proviamoci. Preso. Davvero? Mi vendi 50 euro una roba del genere. Ti rendi conto, ragazzino, che non ne capisci un cazzo. Ma dai, ma che cazzo, ma cos'è? Ma dai, ma sì, ma la paracol... Cazzo si rovina questa roba qua. Il giro di ricette mediche false mi manca. Oh, Andrea. Portaci a PAT4N3. Adesso vi porto a PAT4N3. Grazie. In particolare, il viaggio continua. Sì, continua a Brescia, con la storia davvero più assurda di tutte. Mi scrive dicendomi che si occupa di e-warring. Che... Oh, finalmente, e-puttaning. Prima di conoscerlo, non avevo la più pallida idea di cosa fosse. Se siete nella mia stessa situazione, l'e-warring è una pratica online che coinvolge l'uso di identità false. Spesso in ambienti come forum, siti di incontri, chat, social o piattaforme di messaggistica, al fine ovviamente di truffare altre persone. Praticamente gli e-warrers si fingono qualcun altro. Ah, sono quelli che ti scrivono: ciao, sono Katiuscia, ti chiamo dalla Siberia, sono prigioniera di mio marito che è una guardia del gulag, mandami 3.000 euro così posso prenotare un volo, venire da te, succhiarti il cazzo fino a aspirarti i coglioni e fartelo uscire dalla cappella da quanto te lo ciuccio. Penso siano quelli lì, credo, secondo me. Creando un profilo fittizio con foto e informazioni rubate o acquistate da altre persone e cercano di instaurare delle relazioni virtuali con degli individui ignari che finiranno poi per pagarli. Ma chi è leso? Beh, ragazzi, in realtà di lesi ce ne sono parecchi. In realtà di lesi ce ne sono parecchi, perché alcuni sono finiti anche la Barbara D'Urso. Quello che c'era quella signora, quella di 60 anni, che aveva trovato le foto di sto figaccione di 30 anni addominali. Mi sono innamorato di te, mandami soldi. Dico, ma signora, ma secondo lei, ma un tizio del genere potrà mai venire con un water a pedali come lei? Che poi non è che lo dico perché aveva 60 anni, dico perché era proprio brutta, era proprio brutta. Cioè, brutta e sessantenne, sembrava un cazzo di botolo coi piedi, cioè era il gabibbo con le gambe mozzate. Ma secondo te, signora, ma svegliati, ma dai! Ma sei rincoglioni, ma anche te, ma dai! L'ha fatto. La moneta di scambio. L'ha fatto. Prestazioni che non si consumeranno mai, o foto di persone che non hanno la più pallida idea di quello che sta succedendo. Prima di vederci, però, come al solito, ci sentiamo al cellulare. Ragazzi, segatevi, fatevi segare. Prima ricorda, allora, questo è un consiglio che voglio dare a tutti gli uomini in chat. Prima di prendere qualsiasi decisione, fatevi una sega. Prima di prendere qualsiasi decisione basata sul sesso, fatevi una sega. Perché se ragionate con la sborra, fate delle stronzate. Fatevi sempre una sega prima di... Perché sì, Cosmo, perché quando l'uomo è arrapato non pensa. Quando l'uomo è attizzato non ragiona, non pensa, non riesce a focalizzarsi su qual è il problema. Torna a casa la tua ragazza dicendo che ha fatto la fiancata della macchina contro un palo perché guida di merda, sfondandoti l'auto nuova che hai appena pagato 40.000 euro. Tu vorresti ucciderla a colpi di cazzotto in testa? Quella si lega i capelli, ti dice che vuole succhiarti il pisello e tu hai già dimenticato tutto perché sei un cazzo di uomo di merda, perché siamo uomini e siamo deficienti per natura, quindi tu dopo hai dimenticato tutto, perché una volta che ti ha ciucciato il pisello e sei sborrato non puoi più avercela con lei, perché oramai avete trattato un ciucciamento di minchia per una portiera di un'auto da 40.000 euro che per cambiarla serviranno 8.000 euro, quel pompino ti è costato 8.000 euro, potevi andare a troia con 20 euro ottenevi lo stesso cazzo di risultato, quindi prima fatti una sega, poi pensa alle cose che riguardano le donne, se no fai delle strozzate.
Ovviamente scusate. Io di fare se volete, se vi può andar bene, se vi piace come idea, che metto lì con voi una cosa come 15-20 annunci e scappo lì proprio davanti a voi. Per validare la propria identità, gli Warriors creano annunci utilizzando immagini rubate. Ti senti meglio? Sì, Aru, sì, grazie. A te o acquistate da persone consapevoli, pubblicando descrizioni provocanti in fotoreali! No, perdi tempo, punto esclamativo. No, no, mi non ha la patente. Punto esclamativo, attenzione. Con me questo trucchetto non funziona, dato che là sotto non arriva il segnale. E quando arriva non è mai stabile. Tu sei salvo, grazie per il... Foto reali. Mi chiamo Elisa e sono una... Mi chiamo Ludo 005 e sono una giovane papera reale. Serie molto... Scusa. Non pensavo fosse così la descrizione. Scusa, non pensavo fosse così la descrizione. Scusate, mi chiamo Elisa, sono una giovane ragazza reale, serie molto porca, cuoricino bacino, cosa mai detta da nessuna donna nella storia. Zamp, grazie per la salva, Tino, una cosa mai detta da nessuna donna nella storia dell'uomo, sono molto porca, mai detta, è una frase che una donna non dirà mai nella vita. Faccio sex chat con foto e video su richiesta fatti sul momento e videochiamate hot con spogliarello. Sì, ma io non posso scoparti via, cioè, cosa faccio? Metto il cazzo nella presa USB del cellulare? Ci entra, perché io ho il cazzo piccolissimo, però non è che quello è il discorso, scusa, che cazzo? Inventando storie o personalità completamente fittizie. Ho visto di tutto, di cose fuori di testa. E noi non vediamo l'ora di sentirlo. Sì, prima di raccontarvi questo nuovo metodo che hanno trovato i truffatori online per spillare dei soldi a dei poveri sconosciuti, ascoltate lo zio Ale. Che così no, chiamati segaioli. Vi spiega non solo come non farvi fregare, ma come provare a risparmiare e investire i vostri soldi in modo intelligente. Conoscete Trade Republic? Questo è lo sponsor. Metto le mani avanti per lo sponsor Ale, ma io scrivo, scusami. Per il luogo dell'incontro. Ti ringrazio ancora. Fallo, dai. Comunque, torniamo al nostro amico. Lo salutiamo. Ti ringrazio ancora. Un abbraccio. Ciao. E senza pensarci troppo, si parte Smelly, per il luogo dell'incontro. Smelly, grazie per i 22 malati. Questo è un momento sempre di tensione quando li prendono, perché ti senti molto giudicato dalla persona che è dietro di te. Ed è una frase che messa in un altro contesto. Prego. Siamo arrivati e come al solito si va in scena. Se trovo la maniglia. Lo incontriamo in un luogo pubblico, così da non dare troppo nell'occhio. Vabbè, siamo andati appuntamento in questa, devo dire, bella piazzetta. Ora proviamo il nostro contatto e scopriamo di più. Ma dove siamo, Ale? Siamo maestro, sempre prima. Mi piacere, Alessandro. Maestro! Maestro! Una stanza d'hotel che utilizzeremo per lavorare insieme a lui in totale anonimato. Ma prima, qualche domanda. Tu cos'è che fingi di fare? Fingo di vendere foto di dei videocamere. Però ci sono davvero tantissime tipologie di uomini. Ad esempio, gente fa tutto gratis e poi si fa mandare foto. Si fa andare foto del cazzo, cioè chi lo manda, scusa, il padre della tizia o? E poi è dedicato, altri invece che fanno quegli incontri, ad esempio, che dice ci incontriamo, dai il 50% adesso, il 50% quando vieni. E ho visto una volta anche un video di un americano che lui dava il suo vero indirizzo di casa, dove abitava lui. Magari anche se piaceva una minorenne, gli uomini guidavano anche 3, 4, 5 ore di macchina. Una volta arrivati lì, vedeva la macchina, gli dice il modello, il colore della macchina, ti vedo così, e diceva inviami adesso altri 50, 100, 200, 300 euro, quello che è, ti faccio salire, buono, a un certo punto arrivato lì, non torni indietro, ci passa. Quindi sì. Cioè, quanto devi essere imbecille da 1 a 10 per mandare dei soldi a una persona che non hai mai visto solo perché te li chiede? Quanto devi essere cerebralmente menomato per pensare che sia un'idea geniale mandare $300 a una persona che te li chiede e che tu non hai mai visto, quindi non sai chi è? Cioè, io non è che voglio fare come diceva Simon, grazie per la salva, Palatino, non è che voglio fare come diceva Vanna Marchi, che diceva i coglioni vanno inculati. Però, zio, sei proprio scemo. Cioè, sei scemo, sei un idiota, perché, cioè, voglio dire, solo un idiota potrebbe fare una roba del genere. E quindi, tornando al discorso di prima, prima di prendere decisioni, fatevi una sega. Vedete che con una sega, dopo ci pensate un attimo e capite che state sbagliando. È che l'uomo è stupido, quindi ragiona con il cazzo, non col cervello, per cui... Si basa tutto sostanzialmente sul raggirare uomini sprovveduti in cerca di compagnia. Ti è mai capitato di ricattare e poi fare uomini sprovveduti? Uomini?
Hai descritto gli uomini. Cosa, perché avevi ricattato? Anche a me è arrivata una volta un'email dicendo: abbiamo un tuo video dove ti masturbi, mandami i soldi, se no lo pubblichiamo. Ve l'ho già raccontato, io mi ricordo che gli ho risposto: prima di pubblicarlo, ingranditami un po' il cazzo con Photoshop, per favore, che vorrei far bella figura con le ragazze. È stato molto esilarante. Ma veramente, sì. Ma tanto non l'avevano il video. È una truffa che ti fanno. È la classica truffa che ti fanno. Abbiamo il video dove ti fai la sega. Ma non ce l'aveva, ragazzi. È la truffa. Ti fa la truffa, dai. Ti dicono, abbiamo un video dove ti prendi il cazzo in mano, mandaci i soldi. Non è vero che ce l'hanno, raga. Però vogliono truffarti, quindi... Tu poi la pubblichi davvero? L'ho minacciato molte volte, mi chiedono di minacciare così per un po' di tempo. Quindi mi raccomando, se vi arrivano mail in cui qualcuno sostiene di avere vostre foto intime e di pagarlo, altrimenti le foto andranno online. Manda, però per favore, mi fai per favore con più addominali, perché ne ho bisogno, capisco tutto, però già che mi mandi fuori nudo, fammi un po' più da addominali e il cazzo se me l'allunghi un po', che non si sa mai, che comunque fa una bella figura, insomma, le tue foto nudo, metti che, oh, ragazzi, è tutta pubblicità gratis, voglio dire, cioè, è tutta pubblicità gratis, ragazzi, cioè, oh, la vostra foto col cazzone di fuori, tutta roba interessante, voglio dire, cioè, ma se veramente ce l'avessero, cosa faresti? Vai alla polizia. Vai alla polizia, non hanno risposto, ovviamente, vai alla polizia e sporgi una denuncia. Tanto ragazzi, anche se pubblicano la foto del vostro cazzo di fuori, cioè nel senso, tanto non l'avete pubblicata voi, quindi voi non siete responsabili di niente. Siete stati la vittima di un ricatto, quindi nessuno moralmente vi può giudicare. E vabbè raga, oh, ci sarà la foto di voi col vostro cazzo di fuori. Vabbè raga, oh, muore mica nessuno. Non è che siete voi che mandate la foto del vostro cazzo in giro, eh. Ve l'ha rubata involontariamente. Ve l'han presa senza neanche che tu l'abbia mai fatto. Quindi, ragazzi, sti cazzi, oh. Niente, ci sarà la tua foto col cazzo di fuori. Anche perché, voglio dire, non è che... Cioè, tutti ce l'abbiamo il pisello, una volta, raga. Si Tinder, qualcuno ha provato a truffarmi chiedendomi di mostrargli la mia puntina da disegno. Purtroppo per chi che sia gli è andata male, perché l'ho subito segnalato. No, ma hai fatto benissimo, infatti. Grazie per il circolantino, hai fatto benissimo. Voglio dire, cioè, quindi... Non fatevi fregare, perché anche se fosse vero, è difficile che quelle foto finiscano sul web. Ma con quante persone lavora in un giorno? Posso scrivere anche 100-200 persone. A me ne bastano 10-20 anni. Il video di oggi è un attimo abbassato il prezzo. Questo perché tra poco il ci darà una vera e propria dimostrazione pratica. E i soldi com'è che li ricevi? Per colpo di fucile, buoni Amazon, poi li riciclo. Caro, incredibile. Ma fate un po' arrivare il tizio con le falte. E ricevo i soldi PayPal, poi li riciclo, mercato nero, vendo organi, spaccio puttane minorenni. Ah, grazie, sì, il macchiato è mio, grazie mille, sì. Posso avere un po' di zucchero di canna? Sì, sì, grazie. Sì, quindi le troie, poi le spedisco a Taiwan. Sì, sì, conto separato, grazie. Ma nella vita, oltre a fregare la gente, e cosa fai? Scammo, mi piace allenarmi, tutto ciò che vendo sono i soldi. Ma scusami, hai mai conosciuto realmente una delle persone che vende i pacchetti? Non so bene neanche dove trovarle, perché credo che appunto queste ragazze qua sanno quello che stanno facendo, creando tutte le foto video apposta, le foto di verifica, le foto quelle normali. Vabbè, senza offesa, zio, con tutto il bene del mondo, al giorno d'oggi è abbastanza facile procurarsi video e foto di donne che fanno cose provocanti, eh? Cioè, non siamo nel 1912, che è una roba impossibile. Cioè, al giorno d'oggi vai in internet, ne trovi, penso, 500.000 miliardi di foto o video di ragazze che fanno cose provocanti. Anche a me era arrivata una email così. Non l'ho pagato solo perché voleva i soldi in bitcoin, lacrime di gioia. Ah no, ma non lo dovevi pagare perché dopo te li chiede di nuovo, eh. Non finisce lì, te lo dico. A parte che hai fatto benissimo e in bitcoin sto qua è scemo, che cazzo, non so neanche come cazzo, ma grazie per il giro. Ma poi ricordatevi che se pagate loro non è che vi dimenticano, loro vi ricattano di nuovo, eh. Non finiscono, ragazzi, è una... se voi pagate una volta, dopo vi ricattano ancora e ancora e ancora, perché hanno capito che voi pagate, quindi vanno avanti, eh. Avete capito? Chi fa questo mestiere compra sostanzialmente dei pacchetti da ragazze che vendono cartelle piene di loro foto in qualsiasi posizione, vestite, nude, in cui fanno gesti o addirittura messaggi vocali. Tesoro, sono una ragazza reale, come puoi stare tranquillo? Tesoro, sono una ragazza reale, non sono un NPC, non sono un robot. Mi fa impazzire. Insomma, un vero e proprio... Mi fa impazzire. Oh, oh. Ah, ah, ragioniere, è reale.
proprio tesoretto personale con cui poi è facile ingannare persone che ti chiedono prove specifiche. Quando mi scrive una persona, come hai fatto a sapere che sei vera, che sei bella ragazza delle foto, gli dico sono una ragazza vera, serissima, puoi stare tranquillo, dimmi un gesto, un numero, un segno da fare con la mano, ti faccio la foto subito della mano. C'è tutte le pose esistenti che potrebbero fare. Ci sono anche pack, in questo esempio come verifica, ci sono 150-200 video dove la ragazza dice tutti i nomi possibili esistenti. Io ti chiedo di mettermi un dito nel naso, uno nell'orecchio, chiudere l'occhio destro e la lingua così. Voglio vedere se ce l'hai. Voglio vedere se ce l'hai. Pure. Gli unici casi in cui non riesco a scammare sono quando mi chiedono una videochiamata di conferma, io dico non le faccio, come scusa dico mi scrivono troppi perditempo. Com'è fingere di essere una donna? Ah, è facilissimo. Parli a sproposito, dici stronzate continuamente senza arrivare mai a nulla di senso compiuto, ci metti 4 ore per dire una cosa che richiederebbe 2 parole, ti dimentichi come guidare, inciampi e sbatti dappertutto. Ma è abbastanza facile, no? È abbastanza facile, dai, nel senso... Ormai mi esce naturale, non ci penso nemmeno. Ma ripercussioni legali? Una persona non ha coraggio ad andare a denunciare o qualcosa, infatti non ho mai avuto nessun problema di legge. Sì, dipende, zio, dipende, perché li becchi quelli che denunciano, eh. 3 anni 0. 0-0-0. Sì, sì, sì. Minacce, ovvio. Crystal, grazie per il sabato. E i pacchetti? Come vengono gestiti? C'è una persona, prendi me, vado da una ragazza, le offro 5-10 mila euro, quello che è, per farmi un pacchetto del genere con tutte le foto, i video, poi io devo smerciarli alla gente. Ma come ha fatto a scoprire questa cosa di cui io non avevo mai sentito parlare? Io in questo mondo in realtà ci sono entrato per sbaglio. Un giorno un mio amico mi ha detto che si stava fingendo una ragazza online per far soldi. Mi ha fatto vedere un paio di persone che avevano inviato 20, 30, 50 euro, quello che era. E una sera così dal nulla, l'ho fatto anch'io, ho preso 2 foto e ti dico la verità, all'inizio utilizzavo anche le foto di ragazze che conoscevo io. Utilizzavo le foto di mia madre. Poi non so perché, ma sotto casa di mia madre sono arrivati 80 uomini diversi. Ma questo è un altro discorso. Ma... Se chiedo di mandarmi un video dove si fa un clistere o uno dove si fa ingroppare da un cavallo, dici che ce l'ha. Oddio, quello è un po' troppo chiedo specifico. Per un amico. Un po' troppo specifico. Grazie per mia amica, ci sto un paio così, ci ho provato. Eh no, questo non si fa. E una sera. Ah, beh, invece il resto sì, Ale. Invece truffare gli altri, invece sì, quello va bene. Invece truffare le altre persone approfittandosi della loro stupidità e disperazione, quello sì, quello è lecito. Così, la prima volta che provo, un uomo esce di casa, dal tabacchino mi fa una ricarica telefonica da 20 euro. E da lì ho capito quanto questa cosa fosse grande. Sì, da lì ho capito il potere della figa, perché la figa, ragazzi, ha un potere smisurato. Il potere della figa è un potere che ancora ad oggi viene studiato dai più grandi teologi e antropologi. Per la figa ci sono fatte guerre, ragazzi. Per la figa sono scoppiati conflitti mondiali. Ricordatevi che la figa ha causato una guerra tra la Grecia e Troia, dove quella Troia di Elena di Troia... La figa è potentissima. Tu dov'è che metti gli annunci? Siti di escort. Io ad esempio a volte quando ho bisogno di audio, invece di pagare una ragazza... Ah, fingi di essere un cliente. Non litigate. Chi è che sta litigando? Chiedo, fammi un audio dove mi dici ciao e sono vera, così poi lo posso usare anch'io. Oh, le ha pensate davvero tutte. E adesso andiamo in hotel, mettiamo gli annunci e vediamo nel pratico. Cosa succede? Praticamente l'obiettivo è quello di vedere con i nostri occhi il funzionamento di una di queste truffe. A partire dall'annuncio per arrivare infine all'invio del denaro. Ok. Entriamo nel nostro laboratorio. Diciamo che effettivamente... La troieria lo chiamerei perché... È una stanza d'hotel bizzarra. Soprattutto con questa situazione qui. Ci piace. Ma iniziamo a vedere più nel dettaglio come si è organizzato. Allora un superpotere. No, non ce l'avete più, mi dispiace. L'avete perso questo superpotere. Una volta le donne avevano questo superpotere, adesso non ce l'hanno più, mi dispiace. Adesso questo superpotere l'avete perso, non ce l'avete più perché adesso siete tutte indipendenti, autonome, siete tutte che non avete bisogno degli uomini e di conseguenza la figa ha perso il suo valore, è stata svalutata sul mercato azionario. Lo so che sono noioso e ripetitivo, ma sti cazzi. Io ho sbloccato l'abilità che mi rende immune alla figa. Vabbè, ma quello si chiama essere gay. Grazie per il Anch'io l'ho sbloccata, si chiama Steam. Steam è l'antifiga, ragazzi. Steam è il Northrop antivirus della figa. Se diventi nerd, la figa non ha più alcun potere.
c'è una sorta di barriera, c'è una sorta di barriera davanti al tuo computer con delle guardie armate che quando si avvicina alle fighe li guardano e gli dicono "You have no power here". Ho salvato tutti i messaggi, tutte le risposte che mandi in auto. Tesoro, sono un'app chiamata Revolt, crea automaticamente l'IBA nelle T. Ma no, mia, cos'è sta roba? A parte uno che mi chiama Tesoro, cioè, mio Dio, voglio dire. Spesso sono tutte le città in cui metto gli annunci, il titolo degli annunci, la descrizione degli annunci. Con foto e video, Elisa giovane porcellina. Ma cos'è sta roba? Ma che cos'è sta roba? Giovane porcellina, non perdi tempo, sub reali. Mi chiamo Elisa e faccio un sacco di sub al canale di Andrea, perché fate la sub al canale d'Andrea e farete sesso violento tutti i giorni della vostra vita. Non ci metto le foto, no. È una birbantella. È già tutto scritto, è l'unico lavoro di... Io scriverei sono Elisa, sono una mattacchiona paxerella. È quello di copiare e incollare cappelle, messaggi e informazioni Magic, grazie per velocità della principale, luce per rendere più efficace il suo business. Se io oggi uso Bacheca, accedi. Ti faccio vedere un paio di cose di Bacheca, che è il sito su cui principalmente mette gli annunci. Un annuncio lo pago 30 crediti, usati 4730. E quando vai su Bacheca, create your hybrid cloud your way. That's HPE Green. Cos'è crediti, scusa? Vedi questo di me. Videochiamate, sex chat con foto e video, Elisa Gemone Porcellina Reale, con la bandiera italiana, tutte le foto. Le ad foto? Esempio, queste qui, le foto. Anche lui le foto! Le foto migliori, come essere di questa ragazza qua, la descrizione, non perdi tempo, foto reali, mi chiamo Elisa, sono una giovane ragazza reale, seria, molto porca, faccio sex chat con foto e video su richiesta, fatti sul momento. E si va a truffare i boomer arrapati di 60 anni chiusi in casa, frustrati per una vita matrimoniale insoddisfacente che non aspettano altro che masturbarsi. Videochiamate hot, con spogliarello, masturbazioni con mani di... finale, non ho limiti e soddisfo qualsiasi desiderio. E quando una persona vede o mi chiama, infatti tutte le chiamate che ricevo rifiuto e WhatsApp. Questa sera chi è testata? Io vado in negozi Bangla, fuori è sempre pieno di neri, offro 50 euro. Io vado nei negozi Bangla, fuori è pieno di neri. Easy. Solo perché me la vado a fare lui a suo nome. Tutto chiaro, partiamo. Adesso pubblico questi, inizieranno a scrivermi. Hai già messo città friulane? Udine la metto ogni tanto. Easy proprio, se... E qua mi faccio vedere le foto, metto sempre questo qua di anteprima. E lui invece, truffando in questo modo così specifico... Non ti senti neanche un po' in colpa di truffare persone? Ti dico la sincera verità, no. Ma così? Immaginavo, se si sentisse in colpa non avrebbe nemmeno fatto sta roba qui. E più o meno quanti soldi fai al mese se lavori ogni giorno? La media varia dai 2 ai, a volte anche 500 euro al giorno. 500 euro al giorno? Sono 15.000 euro al mese! Bella raga! Allora, scusate, devo crearmi un account. Allora... sono Caterina Gwendalina, puttanone da combattimento nucleare tattico, troione da ingroppamento strategico militare, offro foto dove mi infilo nel culo dei manganelli. Sono contento di poterlo fare, però so che è quello che faccio. Le tasse, sto stronzo non le paga le tasse, anche perché come lo inquadri? Qual è il suo codice ateco, scusa? Truffatore di puttanoni? Come lo inquadriamo nella partita IVA questo? Qual è il suo codice professionale ateco? Truffatore di troioni? Cioè... non è giusto per niente. Ma i tuoi genitori sanno che lo fai? I miei genitori pensano che io faccia dropshipping, che abbia un business legale. E cosa ti direbbero se lo sapessero? Rimarrebbero sicuramente delusi, non voglio neanche pensarci, perché te lo giuro, a fare queste cose qua non sono mai andato a pensare alle conseguenze. Le conseguenze però possono essere pesanti, tra cui anche il carcere. Alla fine parliamo sempre di truffe, con in più un pizzico di furto d'identità ad aggravare la situazione. Hai mai avuto a che fare con qualcuno di famoso o politicamente esposto? Sì, guarda, una volta mi ha contattato un certo Andrea del 1988, una roba strana, mi ha chiesto se avevo dei video di cadaveri freschi, non ho capito. Hello there. Però non li avevo in galleria, quindi non... Barzone, grazie per gli 8, va di... Allora, sì, è una storia molto complicata questa, anche abbastanza strana. È
Ve l'ho detto, ragazzi, credo che sta parlando di me. Purtroppo non posso svelarvi per questioni di privacy. Bravo Ale, perché io ho una carriera da streamer da portare avanti. Dopo qui mi sputani, mi rovini la piazza. Dico solo che questo uomo qua di mezza età faceva dei reality show. Provate a indovinare chi è. La Madonna, ce ne sono un miliardo, Ale, è una parola. Cioè, è impossibile. Mezza età che fa reality. Ce ne sono 500 miliardi. Non è possibile. No, Gerry Scotti, ragazzi, non fa reality, però. Gerry Scotti fa il presentatore. Ragazzi, ma ce ne sono un miliardo, raga. Tutti. Cioè, tutti i presentatori e i tre quarti dei concorrenti sono uomini di mezza età, ragazzi. Come fai? Cioè, non indovinerai mai. Una volta mi avevano chiesto se avevo un cane o un gatto. 4N0N3D4C0 megabyte 4TT1M3NT0, ecco il suo IBAN. Che cosa? Grazie per lei. E mi avevano... Ma se vuoi il mio IBAN te lo do, Cioè, l'IBAN non ti serve a niente, Cioè, l'IBAN se te lo do, l'unica cosa che puoi farci è darmi dei soldi se vuoi. L'IBAN non serve a nulla. Chiesto di farci... È il preside del collegio! Sesso insieme in una videochiamata. Davvero? Con cani e gatti? Sto scherzando. Quello più pazzo in assoluto per il mio. Mi aveva chiesto di comprare due galline e di... ammazzarle? Davanti a lui in videochiamata con un lingerie, un intimo sex addosso, sì. E ho avuto a che fare... Ammazzare le galline in videochiamata? Perché vuole ucciderla Cipriani e Maria Sofia? Dai, no. Dai. Capisco che sia rincoglionita, però ucciderla in videochiamata mi sembra un attimino troppo, dai, cioè, voglio dire, su. Con un money slave, era un architetto di Roma, con lui ho utilizzato 10 identità diverse, ho creato 10 profili diversi. Fillo, ogni volta che creavo un'identità, lui mi scriveva. A lui piaceva che io gli ordinassi cose da fare, una volta mi ha inviato anche dei video di lui nudo, in ginocchio, con un coltello dove si tagliava, usciva anche il sangue, non so quante migliaia di euro mi abbia inviato durante quei mesi. Sì, io credo che dobbiamo abolire la legge Basaglia, dobbiamo riaprire i manicomi, ragazzi, io credo che ci sia bisogno di riaprire i manicomi, perché la gente, i matti per le strade, non è il loro posto, non è il luogo dove devono stare. Belle pesanti. Ora, però, voglio assistere a una conversazione. Appena arriva per messaggi, gli chiedo sempre cosa vuole fare, se vuole le foto e video, se vuole la videochiamata. Incredibile la velocità con cui prendi il messaggio specifico da inviare. Ma d'altronde lui è un professionista. Fagli dire un nome strano. Christopher. Hey Christopher. E quanti ce ne sono? Hey Christopher. Lorenzo. Hey Lawrence. Hey Lawrence da rabbia. Hey Theo. No. Ed ecco la prima risposta straordinaria che riceviamo. Guarda cosa mi... Vuoi? Come? Ed ecco la prima risposta straordinaria che riceviamo. Vuoi incularmi con il strapon? Beh, per un sabato sera divertente, voglio dire, questa è la base proprio. Voglio dire, dai, ragazzi, su, è la base, dai, ti diverti. Sabato sera, alcol, droga, strapon e via, che ci si diverte a manetta. Ti svegli la mattina che sei ringalluzzito. Ma guarda cosa mi ha appena scritto, guarda che è un pazzo. Ciao Elisa, ti ha inviato questa foto. È una foto di lui con il culo aperto. È entusiasmante, è stato che tu vedi cose orribili. Con il strapon, per favore, spammi nel culo, ti pago i soldi, vuoi. Ma scusa, guarda che puoi andarti a far scopare, non ho capito, scusami, se è così arrapato, perché non vai a farsi, ma scusa, vai a farti trombare, scusami. Andrea, io ero in biblioteca, ma non mi sembra così complesso, mi ha svuotato il portafoglio, cioè... avevo 20 euro dentro e incluse bancomat e carta di credito, cioè... e per farti capire talmente lese che ha preso solo i soldi e le carte le ha lasciate. Sì, me l'avevi raccontato. Comunque questi qui non sono stati inquadrati da bambini miei, se sapessero che faccio una cosa del genere mi portano loro in galera. In tutto ciò mi sento ovvio. Io la lesa che lavora al Mac per 800 euro al mese per poi rischiare che me li rubano. Guarda che... Ma siamo in una giungla. Guarda che lavorare al Mac è un ottimo curriculum. Lavorare al Mac è un ottimo curriculum. Guarda che se tu vai da una ragazza e le dici io lavoro al Mac, la ragazza è per metà è già conquistata. Oddio. Io vedi il numero straniero sul nome, questo. Perché avevamo appena detto Christopher. E a questo punto ti chiedo un video dove lo fa. Vai. Non voglio neanche sapere quello che sta facendo. Da oggi con Tuk, un nuovo gusto più italiano. No. Non riesco a vedere sta roba. E infatti non lo vedrò, forse.
Passa quindi al... No, grazie, sto bene uguale, non mi interessa, sto benissimo così, del signor Christopher che si incula da solo. Mi... Guarda, va bene così, sono a posto, grazie. Della giornata. No, scusa, è che io sono un uomo, quindi a me piace darlo, non prenderlo. Beh. Comunque, alla fine, questi fanno sexting con i tizi lacrime di gioia. Però, la mia domanda è un'altra. Grazie, Valdino, alla fine qui ci siamo. La mia domanda è un'altra. Scusa, ma se aneli tantissimo a pigliarti un pisellone nel culo, e non c'è nulla di male, perché voglio dire, è divertentissimo. Lo dico per le ragazze, intendo. Nel senso... Scusa, guarda che ci sono un sacco di siti di escort che sono disposti a trapanarti l'ano easy peasy lemon squeezy. Non capisco quale sia, cioè non c'è bisogno di farlo. A chattare con gente sconosciuta, fingendosi una volta Giulia, una volta Elisa e una volta Chiara. E a fine giornata, mentre aspettiamo cenare, partiti da 250 stamattina. E per finire, diamo due ai permessi, a Christopher. Vabbè, vomitare. Comunque, oh, pizza pazzesca. Mangiare abbiamo mangiato. Io non mangerei dopo aver visto il video di uno che si ficca nel culo, nostra un dildo, però credo mi passerebbe l'appetito sul momento. Adesso si sta avvicinando l'orario in cui i clienti diventano più caldi, quindi prendiamo la macchina, andiamo in un posto più appartato e vediamo due la situazioni sera. Piccanti. Esatto, perché i clienti veri, quelli che cacciano fuori il grano, iniziano a spuntare in tarda serata, quando moglie e figli sono a letto e loro possono iniziare a godersela con delle ragazze che possono solo immaginare. Ci stanno scrivendo uno ogni 3-4 minuti più. No, questo lo conoscono. Moglie e figli a letto e si va in tipo alla Fantozzi quando la Pine è a letto, lui mette il canale porno sulla televisione. Togliti le mutande. Però scusami, anche lì domanda, cioè apro chiudo parentesi, ma perché non vai a troie? No, chiedo, se sei così allupato che hai un bisogno impellente di sborrare inside odor pussy, ma perché non vai a puttane, scusami? Cioè, Chris, grazie per il nome, palatino, paghi di meno, ah sì, con le puttane, e tra l'altro non solo paghi di meno, ma è anche una cosa reale, cioè... L'ho già truffato, mi ricordo, l'ho già truffato. Fammi vedere la foto. Un ragazzo normale. Dai, l'ho già visto, senti. Cosa hai scritto? Sì, certo, io chiedo se ha richiesto per versione in particolare, così intanto posso prepararmi. Oh, fammi l'occhiolino. Sai che non so neanche se... No, dai, cazzo, alla fine. No. Dai, com'è possibile che non l'abbia mai fatto? Ma neanche, a me sembra strano. Guarda, c'ha tutto tranne... Mi mando quella dove si tocca l'occhio e basta. Non ci casca, ma se ci casca... Il dubbio comunque mi sta... Mica, hai 1600 foto per truffare, non ce n'è una dove fai l'occhiolino, cazzo, cioè... ...uccidendo, e quindi chiedo a Teo. Teo, ma come si fa a chiamare? Una è persona. Uguale. Infatti, mi sembrava lui, ti non giuro. Sì, ma è lui. Non ci credo, l'ho già scammato. È un tipo che conosciamo. Perfetto. Perfetto. È un tipo che conosciamo. Adesso se Ale gli va a dire chi è sto qua. Sì, però non è il massimo, io te lo dico. È un tipo che ho già scambato, va bene? Però se questo lo conosce gli va a dire guarda che il tizio è quello. Guarda che... Io cazzo, questo l'ho già visto, l'ho detto prima. Solo che sono senza no, ma occhiali. Questa cosa è letteralmente assurda. Non avrei potuto sperare in una situazione migliore. Dobbiamo video chiamare. Non ti sta molto simpatico sto tizio, secondo me ad Ale non sta molto simpatico sto tizio, perché per reagire così... Marlo. Beh, questo è un plot twist incredibile, per aver beccato una persona che conosciamo. Che, oltretutto, nel giro di 2 minuti... Ho fatto... Non ci posso credere. Aspetta. Se ci siamo fatti fare un bonifico da lui è incredibile. L'ha fatto. Eroe. Questa è una dimostrazione incredibile. 30 euro. 30 euro per cosa? Scusa, per una foto con l'occhiolino. 30 euro. Madonna mia, ragazzi, ma che cazzo, cioè, mica, voglio dire, se mi facessi pagare io 30 euro per fare un occhiolino, cioè, 10 sub ogni occhiolino, che incredibile comunque che non sappiamo niente anche delle persone che pensiamo di conoscere. Tutti abbiamo delle perversioni strane nascoste che non diciamo a nessuno, ma tutti quanti le abbiamo, dai, non facciamo finta che non sia così. Tutti quanti abbiamo delle strane perversioni in testa o strani fetish che ci piacciono, però nessuno lo dice mai, perché sono cose private e riservate. Ma infatti io non capisco questa mania di dire a tutti le proprie perversioni, sono cose private, scusami. Sono cose private, riservate. Perché tutti vogliono andare in giro a dirla loro? Io non ho mica capito questa cosa. Scusa, non è bello mantenere una certa intimità nelle cose personali? Cioè, da quando è diventato così bello dire a tutto il mondo i cazzi tuoi? Cioè,
le cose private, intime, perché sono diventato di moda dirlo a tutti quanti? Scusami, cioè, sono cose private, personali, che cazzo vuol dire dirle a tutte? Pazzesco. Ancora non ci credo, ma a sto punto ci devo parlare. E questo plot twist? È capitata una coincidenza incredibile. Aspetta. Noi siamo... No, assolutamente, ma ti restituiamo anche i soldi, ti devo tutto quello che vuoi, ma che cazzo di coincidenza è? E dopo tutto questo... Ti sei fatto truffare, coglione di merda, che coincidenza è, cazzo? Ah sì, hai presente i 2000 euro che hai mandato l'altro giorno alla tizia che deve venire in Italia? Non c'è, coglione di merda! Ha anche il coraggio di chiedere. Ma guardalo, quella figa, dov'è? Dov'è la figa? Dov'è quella figa? Dov'è la figa? Dov'è la gnocca? Voglio la gnocca! Dov'è la figa? Mi serve la figa! Madonna mia, uno zombie! Un non morto! Ma guarda! Uno zombie! Uno che è morto! La figa! Dov'è la figa? Che quella figa non esiste! È pazzesco, come la figa non esiste? Mi hanno sempre ingannato e i miei amici hanno detto che scopano con le ragazze e le ragazze hanno la figa, quindi la figa è una bugia, non esiste la figa, anche le donne hanno il cazzo. Hello there. Stego Sandro, grazie. Stego Sandro, grazie per le 5. Grazie mille per le 5 sub giftate, Palatino. Grazie mille di cuore. Porca troia, ragazzi, io vedendo sta roba mi sento veramente un genio del male. Cioè, io già mi sentivo geniale prima. Poi più vedo questi video, più il mio ego aumenta ed è già enorme, quindi... Mi fa piacere che tu l'abbia presa così. Dovresti cambiare le foto di WhatsApp per queste cose. Dovresti andare a puttane per calmarti. Perché ti vedo un attimo allupato. Ci posso darti un consiglio? Gli voglio bene, ma ho un dubbio. Ma aspetta, domandissima, eri nudo? No. Non ancora. Non so se crederci. Una cosa importante, vabbè, la persona che fa questo di mestiere non si vuole far vedere, ma vuoi dirgli qualcosa? Non fa le persone, non è una bella cosa. E questo è vero. E se non ti vuole tornare i soldi lui, te li torno io. Un abbraccio. Ciao. Ruma, grazie 17, Valentino. Usci, ma dov'è la figa? La figa, dov'è la figa? Pazzesco. Lo so, Devi, ma non si può fare. Questi vanno presi per il culo e derisi, non si può. Non si può vivere in uno stato dove i deboli vengono presi per il culo, sennò è l'anarchia. Non si può fare. Cioè, uno stato che permette ai poveri e agli stupidi di essere truffati dai forti e dagli intelligenti è uno stato, è l'anarchia. Non funziona. Bisogna tutelare i deficienti e i deboli. Perché è così, ragazzi. È così. Cioè, io capisco che dal vostro profondo dite questo qua è un coglione, io i coglioni non li sopporto. E vi capisco perfettamente, ragazzi. Non pensiate che io non empatizzi col vostro ragionamento. Capisco perfettamente il vostro pensiero. Dite questo qua è un coglione, i coglioni vanno presi per il culo. E lo capisco perfettamente. Però, ragazzi, non può funzionare così uno Stato. Uno Stato non può funzionare dove i deficienti e i deboli vengono lasciati indietro, sennò... Ragazzi, è uno stato che non funziona. Fuori di testa, pazzesco. Ufficialmente inviati. Gli ho dato 20 euro in più per pizza e birra che mi ha chiesto. Siamo perfetti. Tra l'altro pensavo... Vedi, anche questa è un'altra cosa. Se ti succede una roba, la puoi prendere in 100.000 modi diversi. Guarda lui cosa ha scritto. Una è nel culo. Non gli ho mandato i soldi. Tutto è bene, quel che finisce bene. Questa volta davvero. È stato un piacere per me, vi saluto e state attenti a chi scrivete su internet. State attenti un po' a tutto. A chi sentite su internet, ai link che cliccate, al vostro portafoglio quando siete in metro. Insomma, di truffatori il mondo è pieno e probabilmente è il lavoro più... La vostra madre sa già una ciabatta in mano e ti dice vieni qui che non ti faccio niente. Vecchio della storia che per un motivo o per l'altro non morirà mai. Doppia ricarica in 50 euro in 2 minuti. Due tipi mi hanno inviato insieme, uno 30 e l'altro 20. Guarda, hai inviato 20 euro a Elisa, brava. 11.39 pure l'altro. Andiamo su PayPal a controllare. Eccoli. In questo momento. D'altronde i soldi facili fanno comodo a tutti, ma a che prezzo? A given, voglio dire, grazie al cazzo. Anche sto qua mi interessava vedere gli omicidi delle bestie di Satana, però penso sia un attimino pesante da portare, secondo me. Quello secondo me è un pochino tosterello da portare, eh? Questo non l'ho ancora portato, che secondo me è un po' tamugno come vi... No, non intendo da portare adesso, intendevo in generale. Però secondo me è un po'